Buonasera, benvenuti a questa edizione di Canale 2 Notizie. Come al solito cominciamo subito con la cronaca, partendo da Calatafimi, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Alcamo, nelle prime ore della mattinata di oggi, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica della società che gestisce il parcheggio attiguo al Parco Archeologico di Calatafimi Segesta. Tale provvedimento rappresenta la prosecuzione dell'operazione denominata FINEMS eseguita dai carabinieri di Alcamo lo scorso febbraio, nella quale erano stati tratti in arresto l'imprenditore Francesco Isca e il vice comandante della locale Polizia Municipale per il reato di corruzione. L'attività dei carabinieri aveva permesso di dimostrare l'esistenza di un patto corruttivo tra i due soggetti volto a favorire il parcheggio gestito dall'imprenditore mediante il sanzionamento di tutte le autovetture parcheggiate in altri luoghi. I successivi accertamenti svolti dai militari dell'Arma, sotto il coordinamento della Procura di Trapani, hanno permesso di verificare come la società che gestisce il parcheggio sia stata fittiziamente intestata ad altri due individui, cioè la figlia del vicecomandante della Polizia Municipale e il figlio dell'ex sindaco di Calatafimi Segesta, Nicolo Ferrara. Tale stratagemma era stato ideato da Isca al fine di eludere l'eventuale emissione di misure di prevenzione patrimoniali, pur continuando a mantenere la gestione e a ricevere gli incassi dell'attività. L'imprenditore, infatti, appreso dalle indagini sul conto di Vito Nicastri, arrestato insieme a Francesco Paolo Arata, a cui era particolarmente legato anche in affari illeciti, aveva ritenuto opportuno non risultare quale proprietario e gestore diretto della società, nel timore che la stessa potesse essere oggetto di interesse da parte degli inquirenti. Il rischio era concreto, non solo perché la stessa sorte era aspettata anche alla società di proprietà di personaggi a lui attivi, quali per esempio Nicastri per l'appunto, ma anche perché un'altra ditta di Isca era stata cancellata dalla cosiddetta white list della prefettura di Trapani, lista delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio. Tale provvedimento era dovuto infatti ai collegamenti accertati di Isca per il tramite dell'ex convivente legata ai crimini di Vita con la criminalità organizzata, in particolare con Vito Musso e Calogero Musso. Per tale motivi il GIP del Tribunale di Trapani, concordando con le risultanze investigative acquisite dalla compagnia di Alcamo, ha disposto il sequestro preventivo della società, ora interamente affidata ad un amministratore giudiziario che continuerà a curarne l'attività garantendo il regolare funzionamento del parcheggio. Isca invece dovrà rispondere insieme ai due intestatari fittizi della società del reato di trasferimento fraudolento di valori. Nella giornata di venerdì scorso i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano, nel corso di un controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un ventenne e un 27enne gravato da precedenti di polizia, entrambi originari del Gambia, rispettivamente per il reato di porto abusivo e oggetti atti a offendere e straniero senza documenti di identificazione. I due giovani sono stati fermati e sottoposti a controllo mentre si trovavano insieme a bordo di uno scooter privo di targa. Dagli accertamenti svolti, il motociclo è risultato essere anche privo di copertura assicurativa, mentre il conducente era privo di patente di guida, di documento di riconoscimento e di permesso di soggiorno. Le perquisizioni svolte, sia personali che veicolari, hanno consentito inoltre il rinvenimento di due coltelli di genere vietato nella disponibilità del passeggero. All'esito del servizio, i carabinieri, oltre che a deferire due cittadini extra comunitaria alla competente autorità giudiziaria, hanno proceduto al sequestro dei coltelli e a elevare le sanzioni amministrative per le gravi violazioni al codice della strada rilevate durante il controllo. Si era presentato sotto casa di famiglia della sua ex compagna e per ripicca aveva dato fuoco alla vettura di proprietà del padre della ragazza. L'uomo arrestato nella mattinata di giovedì scorso dagli uomini della squadra mobile della squadra volante della questura di Trapani. Il giovane, non avendo accettato la fine della relazione con la ragazza, si era già reso protagonista di altri episodi di danneggiamento e durante uno di essi aveva già infranto i vetri dello stesso veicolo. Nella mattinata di venerdì
martedì l'epilogo della vicenda, quando, dinanzi all'ennesimo rifiuto della giovane di tornare con lui, l'uomo ha dapprima appiccato il fuoco all'autovettura con del liquido infiammabile e successivamente ha iniziato a danneggiare le finestre dello stabile che ospitava la ragazza. Tempestivo l'arrivo degli uomini della polizia, che lo hanno sorpreso in piena flagranza mentre, con l'utilizzo di un bastone, era ancora intento a distruggere le tapparelle dell'abitazione. Per il giovane, un 23enne con precedenti, sono scattate le manette con l'accusa di incendio e danneggiamento aggravato ed è finito in carcere. Grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino, testimone di uno sbarco di diversi migranti sull'isola di Pantelleria da una imbarcazione che successivamente si era allontanata dalla costa, la mattina di martedì scorso è stato allertato il dispositivo di vigilanza marittima nel quale operano le unità navali della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia Europea Frontex. Una vedetta lituana rischierata a Pantelleria nell'ambito dell'operazione Temis 2020 e una vedetta del reparto operativo aeronavale di Palermo hanno intercettato in acque territoriali un peschereccio con a bordo due soggetti tunisini che è stato fermato e fatto rientrare in porto. Gli accertamenti di polizia effettuato dai finanzieri di mare in collaborazione con i militari della tenenza della Guardia di Finanza di Pantelleria hanno confermato che era effettivamente la barca utilizzata per trasportare illegalmente i migranti. I due soggetti tunisini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari e condotti in carcere a Trapani per violazione del testo unico sull'immigrazione, mentre il peschereccio è stato sequestrato. I migranti sono stati tutti rintracciati dai militari della stazione dei carabinieri di Pantelleria. Seconda missione di soccorso nel fine settimana per il centro XAR, effettuata con elicottero in cooperazione con una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Alle 15 circa di ieri un equipaggio dell'82esimo centro XAR dell'Aeronautica Militare di Trapani è decollato per una missione di soccorso con elicottero per recuperare una donna infortunata alla riserva naturale dello Zingaro. Immediatamente dopo il decollo l'equipaggio si è diretto proprio presso il campo sportivo di Castellammare, dove è atterrato alle 15.25 per imbarcare una squadra operativa di due unità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e trasportarla presso l'impervia zona di Cala Berretta all'interno della riserva naturale. Arrivati in zona di operazione intorno alle 15.30, l'equipaggio ha immediatamente iniziato le operazioni di verricello per calare al suolo l'aerosoccorritore e il team del centro, che si sono rapidamente diretti verso il punto di recupero, inaccessibile da ambulanze e altri mezzi di soccorso, dove li attendeva Antonia Agostino, 56 anni, con potenziale frattura alla caviglia è impossibilitata a muoversi. Predisposta e messa in sicurezza l'infortunata per il recupero, l'equipaggio dell'elicottero ha eseguito l'estrazione tramite verricello della paziente e tutto il team a terra, lasciando la zona di operazioni alle 16. 5 minuti dopo veniva l'atterraggio del vettore nel campo di calcio di Castellammare, dove veniva fatto sbarcare il team del centro insieme all'infortunata, che è stata affidata alle cure mediche delle autorità ospedaliere locali. L'elicottero ha successivamente fatto rientro alla base militare di Trapani Birgi, dove è atterrato intorno alle 16.30. Il vettore e l'equipaggio hanno ripreso la normale prontezza SAR nazionale in attesa di un potenziale successivo ordine di emissione. L'intervento è stato avviato su richiesta del centro nazionale, coordinato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, che ha attivato l'equipaggio in prontezza d'allarme H24 dell'82esimo centro SAR. Si sono svolte le tre giornate per l'energia e alla fine ha parlato il presidente della regione Nello Musumeci. Sentiamo. Contenitore ambiente credo sia il presupposto perché si possa guardare al futuro con un pizzico di ottimismo. Abbiamo fatto passi da giganti in questi due anni nell'impiego di risorse comunitarie grazie all'impegno del Dipartimento guidato dall'ingegnere D'Urso. Siamo fra le prime regioni in Italia, non soltanto sul fronte dell'energia, ma anche per quanto riguarda le infrastrutture immateriali,
una delle regioni più cablate è la Sicilia, impossibile immaginarlo fino a 5-6 anni fa. L'energia è progresso, l'energia pulita, e quindi abbiamo tutti il dovere di interloquire con Enel per esempio, con Terna per fare un altro esempio, ma con tutte le grandi aziende che lavorano su questo fronte, restando attenti a tenere lontani e fuori le finte imprese o quelle che agiscono in nome e per conto di organizzazioni criminali o malavitose, perché l'esperienza ci dimostra come nell'eolico per esempio la mafia abbia fatto affari. Quindi oggi abbiamo ribadito, riconsacrato questo impegno fra pubblico e privato con l'Agenzia per la coesione e col nuovo direttore per la programmazione. Siamo convinti che potremmo raggiungere grandi risultati, vogliamo spendere fino all'ultimo centesimo che Bruxelles mette a disposizione della Sicilia perché diventi denaro produttivo, denaro investito per creare ulteriori ricchezze. E nel corso delle tre giornate, proprio a Catania, è stato il vice sindaco di Marsala, Agostino Licari, in rappresentanza del comune di Marsala, a ritirare il riconoscimento comune virtuoso che la regione siciliana assegna per la buona amministrazione nella gestione dei rifiuti. Con riferimento allo scorso anno, i comuni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata sono stati in totale 133. Tra questi Marsala, con 65,1%, che ottiene pure il primo posto in classifica tra i 20 comuni più popolosi della Sicilia, accolti in sala dall'Inno d'Italia. Grazie a queste grandi realtà, ha detto Piero Bonne, virtuose, la Sicilia ha potuto abbandonare il baratro del 20% e allontanarsi dall'ultimo posto in ambito nazionale. La cerimonia si è svolta nel centro fieristico Le Ciminiere di Catania, alla presenza appunto dell'assessore regionale Alberto Piero Bonne e dei dirigenti regionali Foti e Cocina, nell'ambito dell'evento organizzato dai dipartimenti regionali di protezione civile e acqua e rifiuti. Al di là del premio che ci gratifica per i continui sforzi per il decoro della città, ha detto il vice sindaco Licari, è interessante notare come Marsala sia un esempio per l'intera regione, tenuto conto di come si sia di gran lunga ridotto il conferimento in discarica a beneficio dell'ambiente. Insomma, malgrado gli incivili, Marsala si allontana sempre di più da quel 38% di differenziata ereditato nel 2015, avviandosi a soglie sempre più alte di percentuale, grazie a un servizio di raccolta che funziona e soprattutto grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e amano vivere in una città pulita. Il comune di Mazara è stato premiato a Catania, il comune raggiunge un ottimo traguardo per aver superato il 65% di raccolta differenziata nel 2019, risultato riconosciuto dalla regione siciliana. A Catania appunto abbiamo ricevuto, dice il sindaco Quinci, un prestigioso premio per esserci classificati al terzo posto in provincia di Trapani e al primo tra i comuni superiori a 50.000 abitanti. Abbiamo raggiunto il 72,2% collocandoci al 54° posto tra i comuni siciliani. Questo premio è dedicato a tutti i cittadini virtuosi che hanno contribuito a tenere più pulita la città favorendo le buone pratiche. Grazie al loro impegno abbiamo raggiunto l'importante obiettivo, continuiamo a sostenere la campagna di sensibilizzazione, manteniamo Mazara pulita. E a ottobre, come sappiamo, si voterà a Marsala, a Campobello, a Gibellina per il rinnovo delle amministrazioni comunali, del sindaco, la nuova giunta, il nuovo consiglio comunale. A Marsala comincia a prendere vita la campagna elettorale. Questa mattina Giulia Adamo ha presentato il Partito del Popolo Siciliano. Ennesima conferenza stampa per Giulia Adamo, questa volta per portare a conoscenza che una delle liste sarà quella del Partito del Popolo Siciliano. Cosa distingue Giulia Adamo dagli altri candidati? Allora, intanto ecco, chiariamo, fin dall'inizio ho detto che questa è una campagna elettorale rivolta alla città, quindi ai cittadini. Io mi rivolgo sia ai cittadini di centrodestra che ai cittadini di centrosinistra e chiedo la loro presenza nelle liste civiche. Questo partito autonomista è un partito siciliano che non ha deputati nazionali, è un movimento siciliano sull'autonomia e quindi sta bene all'interno del nostro progetto.
noi andiamo ad affrontare una campagna elettorale per il nostro comune. Quello che chiedo è un atto di orgoglio e di ribellione della nostra città, sia a chi poi si batterà per le politiche per il centrodestra che per il centrosinistra, anche perché credo che questi partiti vadano rifondati. Noi abbiamo un centrodestra alle dipendenze pare di Papania e di non so bene chi, attorno a Massimo Grillo, e poi abbiamo una sinistra alle dipendenze di Salemi che sostiene questa amministrazione. In questa situazione io spero che voglio offrire ai marsalesi la possibilità di scegliere, di non essere costretti a scegliere tra due pessime possibilità. E quindi la nostra è una possibilità di buona amministrazione che Marsala e i marsalesi conoscono bene. Giorni fa avremo tempo in studio di parlare di programmi e di progetti. Giorni fa un vecchio amico mi diceva: io speravo che tu fossi così incosciente e coraggiosa da affrontare questa situazione. Io non posso pensare che marsalesi debbano scegliere tra questo sindaco, questa amministrazione, questi consiglieri comunali che hanno distrutto la città, è tornata indietro di 20 anni. Questa amministrazione è Massimo Grillo e questa invincibile armata di 10, 20 liste, 40, 50, non mi interessa minimamente. Quello che è certo è che noi siamo gli unici che parliamo di programmi. Sento ancora giorni fa che Grillo diceva riuniamoci assieme e facciamo un programma. Ma se non hai un programma, perché ti candidi? Io mi candido perché ho un programma, perché so che cose il giorno dopo farò sul porto, sull'aeroporto, sull'acquedotto, sulla pulizia della città, sulla sanità. Noi parliamo da quando ho cominciato a fare politica, il giorno dopo io e chi mi sostiene siamo in televisione, siamo nei media a parlare sempre e soltanto di programmi, a fronte di gente che si riunisce da un anno e da un anno non è uscita un'idea e ora si riuniscono per fare un programma. Dico, io ci metto il cuore, ci metto l'anima e la mia passione, però ho un voto. Quindi se vogliamo veramente che Marsala abbia quell'amministrazione che torni a essere con orgoglio la quinta città della Sicilia, poi non solo dovete votare, ma dovete battervi, perché io sono senza partiti, sono sola, come sempre, ad ogni campagna elettorale io sono data perdente, sola, isolata. Sta di fatto che poi le vinciamo tutte. Mimmo Corao, presidente nazionale del Partito del Popolo Siciliano, oggi a Marsala in conferenza stampa con Giulia Adamo. Abbiamo ufficializzato stamattina la nostra presenza per ufficializzare il candidato sindaco di Marsala nell'onorevole Giulia Adamo. Riteniamo che lei possa ben rappresentare quelle che sono le istanze della città. D'altronde si presenta con un curriculum sia amministrativo che è politico all'altezza della situazione. Bella atmosfera. Bianco Market non sconta, svende. Guanciale in aloe vera, 4,90 €. Guanciale in memory frutta, 9,90 €. Boxer Mare Lonsdale, 9,90 €. Telo Mare Futà Ocean Pacific, 7,50 €. Completo uomo o donna Lonsdale, 9,90 €. Tutine o pagliaccetti neonato Melanie, 9,90 €. Completo lenzuola lettino Melanie, 9,90 €. E inoltre, nuovi arrivi di costumi uomo, donna e bambini, bellissima beach wear. Bianco Market, aperti anche il lunedì mattina. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Bella atmosfera.
BS Legnami offre ai propri clienti servizi per la lavorazione del legno, così da agevolare le realizzazioni di costruttori e imprese che si occupano di edilizia in genere. I servizi di lavorazione del legno vengono eseguiti direttamente in azienda. Realizziamo per i nostri clienti strutture in legno, tetti, verande, gazebi, pergolati, arredo esterno, tavoli su misura. BS Legnami, leader nel settore, si trova in Via degli Archi 70 a Mazara del Vallo. Nei giorni scorsi si è riunito il direttivo del CIFA Trapani, presieduto dal segretario provinciale dottor Gaspare Ingargiola. Tra i punti all'ordine del giorno è stato affrontato quello relativo allo sviluppo della Confederazione nei comparti ittico-alimentare e turistico-balneare, al fine di avanzare proposte e promuovere iniziative in sinergia con gli enti locali per la soluzione di alcune problematiche emerse anche a seguito dell'emergenza Covid-19 che affliggono i due comparti. Nel corso della riunione, alla presenza dell'avvocato Filippo Inzirillo, dirigente sindacale provinciale CIFA, area legale, amministrativa e civile, sono stati nominati due nuovi dirigenti sindacali CIFA Trapani. L'imprenditore Roberto Giacalone ha ricevuto la delega di responsabile provinciale per lo sviluppo della filiera ittico-alimentare. L'imprenditore Michele Frazzetta ha ricevuto invece la delega di responsabile provinciale del settore turismo e stabilimenti balneari. E per oggi è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione, a voi tutti, buonasera.